Amici che ci state guardando, oggi ci è venuto a trovare niente meno che il ministro generale dei Frati Minori, neo eletto il 13 luglio, padre Massimo Fusarelli. Benvenuto intanto. Grazie padre e buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo detto neo eletto perché l'elezione il 13 luglio, quindi padre Massimo è in pieno fermento lavorativo. La domanda, la prima almeno, è scontatissima, cioè come ci si sente ad essere di fatto successore di San Francesco? Ci si sente un po' emozionati, mi sento un po' a tratti anche con qualche accenno di sgomento, di smarrimento, specialmente all'inizio, con la domanda: ma è proprio vero, è toccato a me, perché? E adesso cosa faccio? Quindi con il rischio magari di quasi interpretare un copione già conosciuto. Invece ho detto alla fine del capitolo a tutti i provinciali dell'ordine lì radunati: datemi il tempo di imparare a fare il ministro, perché non è un'arte che ho già in tasca. Sento di poterlo imparare rimanendo a contatto con voi, con i frati, e cercando anche di capire, di intuire in questo tempo, che sicuramente è un grande tempo di passaggio, quindi di crisi per il mondo, per la Chiesa, per l'ordine, cosa vuol dire fare un servizio del genere. Non vuol dire sicuramente mantenere in piedi e basta quello che abbiamo ricevuto, vuol dire cercare di fare un passo in avanti, e questo ci vorrà tempo, e sento di aver bisogno di tempo per far posare appunto le emozioni del momento e guardare più lontano. Sono arrivati auguri da ogni parte del mondo, ovviamente anche da Papa Francesco. Vuole dire lei quello che le ha augurato per questo incarico? Papa Francesco ha augurato personalmente a me di avere San Francesco d'Assisi come ispirazione e riferimento per il servizio che dovrà rendere ai frati, così. Questo sembra una cosa scontata, in realtà non lo è. Cosa vuol dire avere San Francesco come ispirazione, riferimento? Vuol dire questo sguardo all'indietro per guardare avanti, vuol dire credere che Francesco non è appena un relitto del passato, per quanto bello e prezioso, ma è una forma vivente. E quindi questo sguardo profondo su Francesco che continua a ispirarci e continua a parlare oggi a donne, uomini di ogni fede, cultura, veramente a livello mondiale, no? Quindi c'è veramente un fuoco acceso, una scintilla accesa di Francesco. Io sento che possiamo attingere lì, e in questo mi sembra che il Papa ha centrato. Sapete di avere un punto di riferimento già presente, già forte, guardate lì per andare avanti. Per andare avanti. Allora, forse non tutti coloro che ci stanno guardando sanno chi è il ministro generale dei Frati Minori. Innanzitutto, i Frati Minori sono 17.000? No. 7.000? No, eravamo 17.000 molti anni fa, adesso siamo 12.500 circa. Non è che mi sono discostata poi di tantissimo, ecco. Quindi di fatto lei è a capo di sì. 12.000 frati, giusto per avere la portata dell'incarico. 121esimo ministro generale, quanto tempo era che non c'era un italiano? Padre Giacomo Bini è stato l'ultimo ministro generale italiano, ha cessato il suo incarico nel 2003, però lui fu fatto generale mentre era provinciale e missionario in Africa. Quindi un provinciale italiano non veniva fatto generale da 76 anni. Insomma. Proprio insomma, alla fine della guerra fu fatto l'ultimo, ecco. È un bel... Tra l'altro padre Massimo, appunto, naturalmente è un italiano, ha 58 anni, lo dico, l'ho sì, detto. Sì, non è un segreto. quindi molto giovane e conosce molto bene la nostra Valle Santa, lo posso dire. Certo. L'ispirazione francescana di questi luoghi la conosce molto bene, ma conosce anche le zone di terremotate, di accumuli amatrici, l'ha rimarcato in alcune interviste. E ha anche detto che quello sarà un principio ispiratore per il suo incarico. La valle la conosco perché a Fontecolombo ho vestito l'abito nell'82, quindi tantissimi anni fa, e ho professato i voti. E a Fontecolombo noi frati di Roma torniamo sempre, come un po' al nostro grembo, alla nostra madre. E poi così gli altri santuari, infinite volte, no? Sono stato anche in questo anno di servizio come provinciale. Quindi la Valle Santa per noi è veramente un'ispirazione, un tesoro, insomma, della nostra provincia e dell'ordine.
E poi ho avuto la grazia, veramente, grazie alla richiesta che il vescovo Domenico ha fatto al nostro provinciale di allora, di poter vivere quasi un anno ad Amatrice, nel convento di plastica, come lo avevamo chiamato, con altri fratelli che si sono avvicendati, mentre io sono rimasto lì fisso. E per me è stata un'esperienza straordinaria, umana innanzitutto, di contatto, di immediatezza, di vita con le persone, di saper anche stare sulla soglia di un dolore immenso e che non può essere risolto o tacitato facilmente, e poi di un'esperienza anche spirituale, perché non avendo più chiesa, non avendo più niente, abbiamo potuto celebrare il Dio della vita, non il Dio della morte, ma il Dio della vita a contatto con le persone. Chiaramente anche pregando, annunciando il Vangelo, ma soprattutto a partire dallo stare accanto, dall'essere prossimi delle persone, ascoltando anche il loro dolore, il loro grido, la loro ribellione, anche le loro bestemmie a volte, e cercando di cogliere in tutto questo un grande appello dello Spirito. Che io porto dentro di me questa esperienza e so che mi tocca ancora oggi, infatti domani sarò su, e ricevo molto e sento che dà ispirazione al mio ministero di oggi nel non dimenticare mai di essere vicino in questo momento, soprattutto ai miei fratelli, soprattutto alle ferite, alle sofferenze, alle fatiche dei miei fratelli, che possono essere luoghi generatori di vita e non, lo voglio sperare, voglio anche lavorare per questo, di cinismo, di mancanza di speranza. No, possono essere generatori di vita. L'ho visto da queste persone, so che è possibile anche altrove. Qual è uno, a parte quello di Papa Francesco, uno degli auguri più belli che le è arrivato in questi 10 giorni, più o meno, 15 giorni? Da una vecchietta di Amatrice, proprio, di una frazione di Amatrice. Un messaggino le è arrivato. È arrivato un messaggino che mi ha detto: non ti preoccupare, il Signore sta con te. Questo è proprio una cosetta così. E poi molti messaggi mi dicono in modi diversi la stessa cosa, cioè facci sentire il Vangelo, facci sentire San Francesco, ricordaci. Perché che vuol dire successore di San Francesco? Non è appena una successione meccanica, uno dopo l'altro. Certo. Vuol dire essere una memoria di Francesco. Ecco, io sento molto questa responsabilità. Se ci penso troppo mi schiaccia, perché insomma, chi può essere San Francesco? Io sicuramente no. Ma sento di, ecco, essere chiamato a tenere viva la memoria oggi di Francesco, non la memoria passata. Francesco ha questa grande forza. Un uomo di 800 anni fa, ma che ha veramente toccato talmente il cuore del Vangelo che continua a parlare anche oggi, perché è andato all'essenziale. E quindi far sentire, far vibrare, ecco, far vibrare questa memoria di Francesco. E in tanti modi mi è stato detto questo e sono i messaggi, credo, più belli. Più belli. Poi diversi mi hanno scritto, capiamo anche che è faticoso, coraggio, non ti preoccupare, non ti scoraggiare, insomma... Hanno inquadrato bene. Sì. Allora, Padre Massimo, mi perdoni se la chiamo ancora Padre Massimo, non ho ancora messo, ci devo fare l'abitudine. Lei ha citato appunto gli 800 anni e noi l'abbiamo conosciuta tante volte perché è venuto appunto qui per la preparazione di questo importante anniversario doppio del 2023, quindi 800 anni dal primo presepe e dalla regola. Cosa ci aspetta nel 2023? Intanto siamo onorati di avere il ministro che lavora con noi per questi eventi. Il capitolo generale ha dato mandato al ministro e al suo consiglio, che chiamiamo definitorio generale, di lavorare perché la data dei centenari, dal 23 al 26, sia veramente ricca di memoria, di celebrazione e di vita per tutti i frati dell'ordine. Quindi da Greccio, da Fontecolombo, da Laverna, da Assisi, unite, no, in questo percorso, vogliamo aprirci al mondo. Il capitolo però ci ha detto attenzione a non fare solo celebrazioni, insomma, momenti, eventi, ma a farlo diventare un cammino. Quindi la cosa più importante è questa. Che cosa ci aspetta nel 2023? In particolare Greccio e Fontecolombo, abbiamo detto, ravvivare la bellezza dell'incarnazione, che ci dice che l'umano, che la casa comune, come ormai la chiamiamo, è il luogo che Dio ha amato, e ravvivare e rinsaldare il patto, l'amicizia sociale tra di noi in un tempo di profonde divisioni e di fatica di vivere. Quindi vogliamo permettere a Francesco d'Assisi di parlare agli uomini e alle donne di oggi,
dobbiamo sforzarci in tutti i modi perché passi questo, insieme poi alla serie di eventi che certo ci saranno, no? Ma perché passi questo messaggio? Allora, ultimissima domanda, perché gli impegni immagino che incombano. Noi come possiamo, dove troviamo Francesco tutti i giorni dall'inizio, quando uno si sveglia la mattina, nelle nostre cose quotidiane? Beh, innanzitutto per chi è credente, nell'aprire il Vangelo e leggere almeno una pagina al giorno di Vangelo, perché Francesco ha ascoltato il Vangelo e quando l'ha ascoltato nel modo più profondo ha detto alla porziuncola: questo voglio, questo bramo, questo desidero fare con tutto il cuore. Quindi primo luogo dove possiamo trovare lo spirito di Francesco è riaprire il Vangelo. Poi Francesco lo troviamo sicuramente in quel passo che lui ha chiamato fare misericordia, cioè quando non ci spaventiamo davanti al povero, al lebbroso, a cominciare da quello che ho in casa, magari che sta lì accanto a me a dormire, lo sposo, la sposa, i figli, i colleghi di lavoro, le persone in strada. Fare misericordia, cioè avere questo atteggiamento verso l'altro, non di giudizio, non di pretesa, non di possesso, non appropriarsi dell'altro, ma sapergli lasciare spazio, farlo vivere e permettere all'altro di esprimere quel bene, quella particella di bene che comunque porta dentro di sé. In questa fiducia affrontata, vissuta con misericordia, sicuramente si incontra lo spirito di Francesco. Grazie a Padre Massimo Fustarelli, ministro generale dei Frati Minori. Grazie per questi a voi. Minuti che ci ha dedicato. Grazie e a voi. Ancora congratulazioni. Grazie e a voi buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Altrettanto naturalmente. Grazie, senz'altro. E grazie a chi ci ha seguito.